Little Service sogna il primo trofeo della stagione. Partono giovedì le Final Eight di Coppa Italia, che vedrà la squadra pesarese affrontare la Color Max Pescara nel primo match del torneo. Fischio d'inizio alle ore 11 del mattino, in diretta esclusiva sul canale 633 di Rossini TV. La competizione avrà sede a Rimini, al 105 Stadium, da giovedì 22 a domenica 25, il giorno in cui verrà disputata la finale. Un obiettivo importante per l'Ital Service Pesaro, che non vorrà lasciarsi sfuggire. Sarebbe fondamentale per noi vincere un altro titolo, un altro trofeo, perché comunque sarebbe motivo d'orgoglio per tutti noi, ma per la nostra società, ma soprattutto per la nostra città, per Pesaro, per le Marche, per tutti i nostri tifosi. Quindi noi come società abbiamo allestito proprio una squadra competitiva per cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Scudetto, playoff, proprio perché lo sport, il calcio a 5, sta crescendo in maniera esponenziale, sta crescendo in maniera importante, è sempre più vicino, è sempre più attaccata alla divisione, alla FIGC, quindi c'è anche questo connubio importantissimo anche con le elezioni del nuovo presidente, che è un uomo che viene dal calcio a 11, Luca Bergamini. Quindi ecco, questa unione fa sì che comunque questo sport stia crescendo a livello nazionale, e quindi qui nella nostra città sta crescendo in maniera importante anche a livello locale. Biancorossi che, reduci dal focolaio Covid all'interno del gruppo giocatori, scenderanno in campo per la prima volta dopo un mese esatto dall'ultima partita disputata. Come sappiamo tutti, veniamo da una sosta lunga forzata a causa del Covid, con 8 componenti tra staff e giocatori che hanno risultati positivi, e quindi sicuramente questo stop forzato non ci agevolerà. Però comunque noi abbiamo tutte le caratteristiche e le condizioni per superare anche questi momenti difficili. Siamo stati tra virgolette anche fortunati, perché comunque ci siamo negativizzati tutti entro il periodo della Coppa Italia, e quindi ecco, questo è stato un segnale buono, però non sarà sicuramente un momento semplice.